Amici di Talk Sicilia, ben ritrovati per un'ennesima puntata del nostro faccia a faccia con i nostri ospiti per cercare puntualmente di focalizzare un tema e cercare un po' di capirne di più in una realtà soprattutto dove di informazione ce n'è abbastanza, che molto spesso questa quantità non riesce a spiegarci realmente come stanno le cose. Quindi adesso noi ci confronteremo con un infettivologo perché vogliamo come dire, affrontare il tema Covid che dai media sembra che sia scomparso, però sotto l'aspetto virale è ancora ben presente e i numeri, nonostante il governo ha deciso di emanare un bollettino settimanale non più giornaliero, non sono sicuramente allarmanti, ma non certo confortanti. Di questo tema del Covid ne parliamo con il professore Lorenzo Mondello. In estrema sintesi, chi è il professore Lorenzo Mondello? È un infettivologo di Messina, ha esercitato al Papardo, ha scritto diversi testi e diciamo che nella cronaca è diventato, fra virgolette, popolare perché è stato sia per la cosiddetta cura Mondello di cui prende il nome, e sia perché si è scatenata una polemica nazionale per quanto riguarda che è stato bollato, fra virgolette, come il medico che cura per telefono. Fatta sta premessa, lo accogliamo e lo ringraziamo innanzitutto per aver accolto il nostro invito. Professore Mondello, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a loro, buongiorno. Innanzitutto, grazie per aver accolto l'invito. Grazie. Noi abbiamo intitolato il programma Convivere con il Covid. Perché? Perché dalle ultime indicazioni date dal governo Meloni si ha la sensazione non tanto di un liberi tutti, ma sicuramente di una fase acuta quasi definitivamente archiviata. È così innanzitutto? Ma certamente non può definirsi così proprio archiviata, ma come in tutte le epidemie virali e anche l'HIV a suo tempo, dagli anni 80 e 90 a seguire, ci ha insegnato, si passa sempre da una fase di emergenza clinica a una fase, se vogliamo, se non proprio di emergenza, ma di stabilità, diciamo, epidemiologica, in cui il virus in questione continua a circolare, a maggior ragione se si tratta di un virus respiratorio come il SARS-CoV-2 e quindi di un fenomeno proprio pandemico, un fenomeno mondiale. Quindi tutti ormai hanno avvertito che l'emergenza clinica, probabilmente la gravità della malattia, l'abbiamo superata per via delle varianti, per via dei vaccini, per un fatto proprio naturale che è insito in ogni virus a RNA, perché man mano che fa le varianti perde anche di virulenza. Noi dobbiamo così immaginare quasi come il ciclone, il tifone che parte con una potenza 10, poi man mano che si sposta da uno stato all'altro, se non proprio da un continente all'altro, poi perde di potenza e fa meno danno. Quindi questo per definire la questione. Quindi oggi noi siamo in presenza di un virus che, essendo ormai presente in natura, diciamo così, continuerà a circolare, quindi sotto forma di virus, sotto forma di endemia, e quindi ci saranno sempre i contagi, specialmente contagi stagionali, anche se questo virus un po' particolare ci ha insegnato che non sente più di tanto le temperature calde, quindi ha continuato a circolare d'estate, però è il classico virus da autunno-inverno, ecco, per dirla alla maniera degli stilisti.
Quindi in buona sostanza lei condivide a quanto pare la scelta del governo di allentare un po' le restrizioni? Ma sicuramente sì, ma soltanto per il fatto che, certo non per un motivo ideologico, perché io su questo argomento, nei quasi 3 anni di pandemia, non ho mai posto la questione ideologica né in ambito nazionale, in riferimento proprio alla politica nazionale, né nemmeno in quella regionale, perché non ci sta nella scienza, nella medicina, fare un discorso tipo ideologico, ma solo per la premessa che io ho fatto, quindi perché in effetti sia per la popolazione immunizzata per contagio naturale o per profilassi attiva, cioè con vaccino, quindi oggi diciamo c'è una protezione quasi totale della popolazione. Quindi la virulenza poi che è venuta meno da parte del virus fanno sì che sia, diciamo, corretto l'atteggiamento del governo attuale rispetto a queste ordinanze, rispetto a quanto ha stabilito nelle settimane scorse. Eppure lei parla giustamente di vaccini, quindi di protezione. Gli ultimi dati parlano che c'è stata una grossa frenata, anche la Fondazione Gimme lo ha sottolineato più volte, sia per la terza e ovviamente anche per la quarta dose. Questo ovviamente non è un buon segnale, o no? No, anzi è un buon segnale di allargamento di vedute da parte di tutti, soprattutto di un organismo prestigioso come la Fondazione Gimbe. E con i virus RNA per via delle varianti, diciamo, questo io lo sostenevo nel 2020, prima ancora che entrassero, diciamo, in uso i vaccini. E io ebbi a dire proprio il vaccino non sarà la panacea dal punto di vista epidemiologico, quindi della trasmissione del contagio, per essere chiari ed evitare che magari qualche ascoltatore possa equivocare su questo punto. Quindi, e questo si è verificato puntualmente. Io infatti sono stato contrario sempre al Green Pass perché non aveva una valenza scientifica, ma proprio per questo motivo. Infatti, negli ospedali, nell'RSA, i contagi, nel momento in cui fu posto il divieto ai sanitari non vaccinati, i contagi ci sono stati lo stesso. E se consideriamo che il paziente in ingresso faceva il tampone e anche molecolare, quindi è chiaro che poi il contagio veniva portato dall'operatore. Certo, perché anche il profano oggi ha capito che pur vaccinato può anche contagiare, su questo penso che è un dato più che accertato, perché molti lo ha vissuto con la propria pelle, che pur avendo la terza dose addirittura ha trasmesso il virus in buona sostanza. Sì, per analogia noi possiamo ripetere un po' la frase che abbiamo sentito tante volte, decine se non centinaia di volte in passato a proposito del vaccino antinfluenzale, cioè la gente poi che veniva contagiata diceva mi ero vaccinato ma l'ho preso lo stesso, anche l'influenza è un virus a RNA, è provocato da un virus RNA, quindi diciamo oggi noi dobbiamo acquisire degli atti pratici di medicina basata proprio sull'evidenza anche dalle esperienze pregresse. Guardi, noi ancora come infettivologi aspettiamo il vaccino per l'HIV, abbiamo aspettato invano tuttora il vaccino per l'epatite C. Oggi, per fortuna, per quest'ultima malattia abbiamo degli antivirali ad azione diretta che hanno un'azione splendida. Infatti, l'OMS prevede addirittura l'eradicazione dell'epatite C entro il 2030 e le dico che non è una chimera, no? È un traguardo probabilmente raggiungibile entro quella data grazie a questi nuovi farmaci. Ma sia l'HIV sia l'HCV, il virus dell'epatite C, sono virus RNA gravati dalle varianti, dai mutanti cosiddetti. Ecco perché non si è potuto realizzare un vaccino efficace sulla trasmissione e anche sulla protezione individuale. Il vaccino dell'HCV
sul coronavirus per il SARS-CoV-2 in realtà ha protetto chi l'ha fatto. Ecco, questo pure bisogna dirlo, anche se non si sono fatti sia degli studi preliminari da parte di chi l'ha preparato, diciamo così, delle aziende che l'hanno preparato, ma anche un po' di medicina preventiva andava fatta prima della somministrazione, perché gli effetti collaterali in massima parte si sono registrati in soggetti che non sono studiati prima. Per esempio, io sono stato un fautore sin dalla prima ora del test sierologico per la ricerca degli anticorpi specifici verso il nuovo coronavirus, però questo l'Istituto Superiore di Sanità con due circolari, quindi nero su bianco, una di ottobre 2020, una di maggio 2021, ha negato questa possibilità dicendo che era un test inutile. In realtà poi abbiamo visto e le cronache ci hanno anche confermato, vedi il caso del militare morto ad Augusta, che c'erano gli anticorpi del contagio in corso quando fu vaccinato con AstraZeneca. Ecco, questo dobbiamo dire per amore di verità e per completezza anche di informazione. Ecco, alla luce di questa esperienza quasi triennale, lei oggi nella qualità di infettivologo, cosa possiamo trasmettere al telespettatore? Cioè, cosa ha capito lei? Quali sono stati, forse, se ci sono stati errori da parte, dico, ma errori nel senso non voluti proprio per il fenomeno nuovo, ovviamente. Cioè, oggi come si potrebbe riaffrontare un'eventuale pandemia, per capirci? Ma l'errore fondamentale, ma lo sanno tutti in Italia, è stata la vigile attesa. E poi il paracetamolo, conosciuto meglio come dachipirina, in monosomministrazione. Perché può anche andare bene nelle fasi iniziali il paracetamolo, ma non in monosomministrazione. Quindi l'errore strategico è stato questo. E nella scienza medica si può sbagliare. Però non si deve perseverare, non si deve portare avanti un concetto, ecco, in quel caso probabilmente basato soprattutto sull'ideologia, ecco, lì non andava ancora procrastinato il concetto della vigile attesa. Quindi io per questo mi attivai all'inizio, quando capii, ecco, dopo l'estate 2020, avvicinandosi l'autunno, che non nulla fosse cambiato e quindi andava fatto un intervento a protezione proprio della popolazione. Io qua nel nostro territorio, soprattutto in quello provinciale di Messina, ho invocato, ecco, l'intervento delle autorità sanitarie perché si ponesse un filtro sul territorio, perché ancora oggi è importante che i medici del territorio, quindi dico i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, facciano questo filtro. Che oggi si può avvalere degli antivirali ad azione diretta che possono prescriverli sia i medici di medicina generale che i pediatri, oltre a un'età. Quindi questo è l'approccio corretto in questo momento. E poi ci sono tutte le terapie, anche empiriche, come il protocollo M, cui accennava lei in apertura. Quindi in buona sostanza si può dire che c'è stata, soprattutto nella fase iniziale, più una gestione politica che scientifica, o è sbagliata questa considerazione? No, penso che non sia sbagliato, atteso che se è vero che il ministro pro tempore si è affidato ai suoi esperti, che comunque sono uomini di scienza, è pure vero che poi il ministro per due volte ha fatto ricorso al TAR Lazio, al Consiglio di Stato, contro il Comitato per le cure domiciliari che aveva vinto in primo grado il ricorso presentato. Quindi lì si è posta la questione, lì è uscita allo scoperto l'ideologia. Prima magari potevamo addebitare soltanto le responsabilità agli esperti, ai consulenti, perché guardi, e lei ovviamente sarà stato sicuramente attento osservatore, in pandemia hanno parlato tutti, cioè come ai mondiali di calcio diventiamo tutti CT della nazionale. In corso Indubbiamente. di pandemia i medici di tutte le discipline sono diventati esperti di virus. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è riferito
agli esperti del Ministero, agli esperti anche delle regioni. Spesso si è trattato di teorici, di persone che fanno i burocrati della sanità, della medicina, ma che non hanno esperienza clinica sul campo. E questo ha pesato fortissimamente. Professore, lei è stato in questi anni oggetto di polemiche a livello nazionale, come altri suoi colleghi, per due questioni, almeno che io come cronista ricordo. Una è la cosiddetta cura Mondello, che è stata molto spesso attaccata, e la seconda perché lei è stato etichettato anche in delle trasmissioni nazionali come il medico che cura via telefono. Ora, io adesso non voglio aprire un banco di giudizio, per l'amor di Dio, però mi piacerebbe fare chiarezza, come si suol dire, dopo la tempesta, mettiamola qua, perché è giusto in tal senso, se ci riusciamo ovviamente, a fare un'informazione più corretta. In estrema sintesi, cosa veniva condannato, fra virgolette, sulla cosiddetta cura Mondello? Allora, la cura Mondello si basa sull'utilizzo del cortisone, in particolare di una molecola, il betametasone, che dai più è conosciuta come Bentelan, ma è ovvio c'è il generico, ci sono anche altre formulazioni, e l'antibiotico, l'azitromicina. Io devo fare una premessa sul virus. Il virus, e questo lo dicono i virologi, quelli di laboratorio però, i veri virologi, non i virologi televisivi. Il virus è un batteriofago, ovvero un tipo di virus particolare che si nutre di batteri. Ecco l'indicazione di un antibiotico perché sterilizzasse l'habitat, perché tagliasse proprio i viveri, per dirlo volgarmente, al virus. E poi un antibiotico particolare, un antibiotico che ha un'azione elettiva sulle alte vie respiratorie e che ha l'indicazione da scheda tecnica per le polmoniti. Quindi diciamo un antibiotico che entrava dalla porta principale, non era un ripiego, aveva tutte le indicazioni scientifiche. Eppure su questo lei ha fatto allusione a una trasmissione nazionale, io ora ne alludo a un'altra. Forse il più famoso dei talk show televisivi, ma non solo, ovviamente di sanità, di politica, di attualità, che ha dedicato una trasmissione addirittura all'azitromicina. E questo per quanto riguarda l'antibiotico. Per quanto riguarda il cortisone, molti invocano due aspetti sull'utilizzo del cortisone: una l'azione immunosoppressiva, l'altra l'azione antinfiammatoria. Io ne aggiungo un'altra per la quale ho indicato di utilizzare questa molecola, che è l'azione immunomodulatrice. Ora, il cortisone, ha funzioni diverse a seconda del tempo di trattamento e del dosaggio utilizzato. Certo. Mentre, si è fatto anche su questo, probabilmente da parte di chi non aveva esperienza nella cura di certe malattie virali come la mononucleosi infettiva e il citomegalovirus, un'azione pregiudiziale contro il cortisone. In realtà noi ancora oggi curiamo, almeno chi lo fa, ahimè, la mononucleosi infettiva e il citomegalovirus con il cortisone, perché senza di quello non riusciamo a debellare quel tipo di infezione, quel tipo E di quindi contagio. scusi se la interrompo per uscire dai tecnicismi. Quindi, in buona sostanza, come si può sintetizzare cosa le veniva condannato di questa cura? Che No, ma non si perché doveva curare. ma chi lo diceva non aveva esperienza nella disciplina. Noi abbiamo sentito parlare, ora io non vorrei fare nomi perché insomma non ci ascoltano, quindi, però hanno parlato gli epidemiologi sul virus, sulla terapia in particolare. Ha parlato per tante settimane, se non per anni, la veterinaria collegata dall'America sulla terapia di una malattia umana. Hanno parlato i microbiologi, che sono uomini di laboratorio e non di clinica, quindi non curano malati. E Quindi quindi. non erano, rispetto alla clinica medica, rispetto all'infettivologia e ai farmaci,
non erano voci qualificate. Poi magari lo saranno nel loro ambito di applicazione e io non lo discuto minimamente. Quindi io ho preso così, con beneficio di inventario, e sono andato avanti per la mia strada, perché guardi, nella malattia virale, in questo tipo, proprio ci soffermiamo su questa, c'è una sorta di braccio di ferro si instaura tra il virus e l'ospite, che è il paziente, perché più reagisce il paziente per via delle sue buone difese immunitarie, quindi con i suoi linfociti, più la malattia si perpetua. Quindi l'azione, e quindi poi va a gravità, specialmente nella prima fase, come sappiamo. Quindi l'azione di quel basso dosaggio di cortisone per un tempo veramente limitato serve a dire un po' all'ospite, al paziente, come diremmo noi a due contendenti che fanno il braccio di ferro, come si faceva a scuola un tempo, togli l'occasione e elimina. Allora, quella riduzione modesta della difesa immunitaria fa sì che il virus si spenga, che la malattia finisca. E così chi ha esperienza di cure di malattie infettive virali, di tipo acuto e respiratorio soprattutto, sa che funziona così il sistema. Quindi, Professore, siamo in fase di chiusura. Lei condivide il nostro titolo della trasmissione, Convivere con il Covid, con l'interrogativo? assolutamente sì, assolutamente sì. Convivere con il Covid, io toglierei pure, se dipendesse da me, il punto interrogativo, Ora lo facciamo perché togliere. no, vabbè, non era No, è una una mia battuta, è una osservazione, giusto? battuta, certo. Era una battuta. E mi Non più. scusi che la interrompo, a questo punto abbiamo quasi un minuto, cioè con questo convivere con il Covid, dal suo punto, nel suo ruolo di infettivologo, cosa possiamo consigliare in Sì. questa seconda fase ai telespettatori? Allora, soprattutto nei casi più complessi, quindi pazienti cosiddetti fragili, immunodepressi già ab initio per via di malattie croniche, ecco, ricorrere subito e anche andare allo studio, perché ecco, il discorso del telefono è perché molti non hanno avuto risposte al telefono e quindi hanno trovato anche la sera di Capodanno del 2021 la persona che gli ha risposto, tanto per fare il riferimento che alludeva lei. Allora Infatti. chiamare il medico curante e chiedere gli antivirali ad azione diretta, che si fanno nella fase precoce e si fanno solo per 5 giorni. Quelli soprattutto, non so, penso ai diabetici che magari poi devono fronteggiare col cortisone l'aumento della glicemia. Ricorrere tempestivamente al medico, al pediatra, e proprio pretendere, io lo scandisco un poco, pretendere la prescrizione degli antivirali d'azione diretta, confrontarsi su questo punto. Poi va sempre bene la mia terapia, che rimane una terapia empirica, ma per chi l'ha provata anche nel 2020, di estrema efficacia se praticata immediatamente. Io sulla precocità ho fatto una battaglia su questo, e molti comunque l'hanno compreso, e tante persone in Sicilia si sono salvate. Ottimo, professore. Io innanzitutto la ringrazio ancora una volta per la sua disponibilità. È stato molto, come si può dire, chiaro e conciso. Sicuramente avremo un altro modo e un'altra occasione per rifare il punto. Ringrazio ai telespettatori per questa ulteriore puntata di Talk Show e alla prossima.